Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay. Oggi iniziamo questa nuova serie dedicata a Stalker Lost Alpha. Allora, il gioco è appena uscito, è free e vi lascerò il link in descrizione e ora vi spiegherò un po' di cose sul suo sviluppo. Lo giocheremo con dettagli grafici quasi massimi. È tradotto a testo in italiano, una traduzione parziale. Ok, nuova partita. Stalker. Allora, il gioco era previsto inizialmente come una mod per l'originale Stalker, poi il progetto si è evoluto e sarebbe dovuto essere un gioco a sé stante. Ma così non è stato a causa di un beta tester che ha pubblicato la versione beta del gioco su circuiti pirata. E per questo la software house è venuta a mancare alcuni accordi con il publisher e si è vista sfumare anni e anni di lavoro, perché il gioco è veramente immenso. Ovviamente è stato creato tutto un mondo nuovo, è stata aggiornata completamente la grafica, il sonoro, un gioco totalmente nuovo. Free. Quindi andiamo a vederlo insieme. Eccoci qui nella intro. Through the bleak darkness of a storm, lightning bolts occasionally show the way. If the storm are the Reaver's roars, the lightnings are its sky. A driverless truck races down a road it had taken many times before, bringing back dead bodies of stalkers, for whom the zone has lost its patience. A sudden flash of light hits the truck. The journey of the dead. A running man approaches the wreckage. He knows about these death trucks. Slows down, and eventually stands there for a moment. He'd never gotten completely used to seeing death, no matter how many times he had seen it before. He checks the bodies. First one, then a second. Then a third. Then suddenly one of the bodies stirs, emitting a groan, opening its eyes to reveal a blank and empty gaze, clearly refusing to leave where the majority already went. This one seems to be alive. What a lucky guy. At least death would have saved you from the dreams. Let's go and see what value you told. The stranger picks up the body, throws him across his shoulder, and takes him to the local dealer. Okay, ed eccoci qui. Un attimo che abbasso gli effetti sonori che mi stanno facendo impazzire. Ok, rieccoci. Allora, da quanto ho capito dall'introduzione, noi siamo stati coinvolti in quell'incidente, in quell'esplosione, ma siamo sopravvissuti e siamo stati salvati da qualcuno. Per chi non lo sapesse, Stalker si è ambientato in un mondo post-Fallout. Quindi andiamo subito a vedere. È la prima volta che lo gioco, quindi penso che bisogna salire le scale. My head is still spinning. Where am I? Who are you? You are in my bunker. Questo tizio ora ci Sidorovich, the sta local raccontando trader. la Three nostra days ago, a death truck was storia. hit by Prima di lightning, arrivare and we qui, found you notiamo at the che wreckage. possiamo Everyone was interagire dead con except you. lo So we brought scenario. you here.
I'm the only survivor. Whoa, con I apriremo il nostro inventario, profilo. Al momento non abbiamo niente, abbiamo solo questa torcia. When you are done, we will call it quits. Qui vediamo i nostri attributi, praticamente. Le nostre monete, il peso, questo è il nostro zaino. Vediamo. Con me apriremo la mappa, che come nel primo Stalker è gigantesca. Vediamo le altre schermate. Allora, abbiamo le missioni attive. Il diario, la mappa, i contatti che potremo chiamare e parlare, la classifica degli stalker. Il gioco è solo single player. Queste sono le nostre statistiche, enciclopedia e altre cose bloccate. Ok, parla F. Senti, non so da che cazzo di inferno tu sei uscito e nemmeno chi tu sia, ma se mi dai una mano io ne da una a te. Il sentimento è reciproco, come vedete mancano alcune parole, frasi non tradotte. Marchiato. Credo che tu sia la mia speranza migliore per trovare questo Strelok. E non sembra che io abbia scelto. Qui posso aiutarti. Bene. Start. Vabbè, questo è una sorta di tutorial che spiega come funziona il PDA. Ok, saltiamolo. Bene. Tutorial jet. Va bene, troviamo l'equipaggiamento, qui non c'è. La torcia si accende con L. Il gioco è molto pesante, ragazzi. Purtroppo è stato rilasciato prima del tempo, quindi manca ancora di una vera ottimizzazione. Ci sono molti bug, soprattutto visivi. Ok, vediamo. Ok, ecco il nostro equipaggiamento. Il gioco ricorda molto un survival, in cui dovremo raccogliere tutto quello che troviamo. Ok. Saliamo. Stranamente per correre si tiene premuto X invece che Shift. Dovrò cambiare dall'opzione i comandi. Ok, parliamo. Ma dai, quindi vuole che andiamo in una zona paludosa a trovare qualcosa. Probabilmente un artefatto. Credo di poterlo fare. Vado! Ah, notiamo che c'è anche la compravendita. Possiamo comprare armi e munizioni e cibo. Vediamo il costo dov'è, è questo qui. Beh, per ora no. Ma vediamo nello zaino cosa abbiamo. Abbiamo un sacco a pelo in cui potremo dormire, un kit medico, dell'acqua da bere, delle bende, cibo vario. Questo cos'è? Ah, rilevatore di anomalie. Ok. Il gioco è caratterizzato da queste cosiddette anomalie, che sostanzialmente sono degli spot nascosti dove ci sono degli effetti causati da questo cataclisma, da questo fallout che si è svolto, e quindi noi dovremo cercare di evitare queste anomalie e recuperare gli artefatti che solitamente si trovano nei pressi di queste anomalie, appunto, ed è questa la difficoltà vera del gioco. Ok, vediamo, esploriamo. Abbiamo anche una pistola con un solo caricatore. Spero non vada molto a scatti. Molto bella l'atmosfera, ricreata veramente splendidamente. Potremo anche decidere di uccidere questo stalker o altri con cui parliamo. È abbastanza libera come scelta. Noi siamo qui. Devo mandare all'artefatto. Ok, segnato sulla minimappa in alto. Vediamo la nostra dotazione, una pistola, un coltello. Un binocolo. E dei bulloni. Il metodo migliore per trovare le anomalie. Ok, ed ecco qui le prime anomalie. Quando si dice anomalie, usa il bullone per trovarle. Proviamo ad avvicinarci. Questa è un'anomalia del vento, come vedete.
Cioè, se rimaniamo al suo interno subiremo danni molto, molto gravi. Ci sono vari tipi di anomalie. E questo è un po' il bello anche di Stalker. Quindi cerchiamo di aggirarle. Vediamo se qui è vuoto. Andiamo di qua. Ok, da queste parti dovrebbe essere l'artefatto, eccolo qua. Ok, andiamoci. Torniamo dal trafficante. Portiamogli l'artefatto. A sinistra avremo alcune informazioni sotto la minimappa, che sarà l'orario in game e la data. Primo luglio del 2012. Qui c'è un'altra anomalia qua. Oddio. Ah. Non riesco ad uscire, cacchio. Via. Sto sanguinando, cavolo. Sarà meglio che mi curi. Ok, dannazione. Non l'avevo proprio vista quell'anomalia. Come vedete è abbastanza facile cascarci. Questa musica. Qui Back already? dovremmo salvare questo individuo. Good hunting, Stalker. Luogo del contatto. Che altre missioni teniamo? Uccidi Strelok. Non so chi sia. Forse quello che ha causato l'incidente nell'intro iniziale. Madonna, tasti più semplici, no? Oddio. Gli elicotteri mi sa che sono abbastanza pericolosi. Puntini gialli sulla mappa dovrebbero essere altri. Sono altri stalker alleati. O almeno dovrebbero esserlo. Esploriamo un po' la zona. Pozzo. Qui c'è un'altra zona sotterranea con un letto. Proviamo a dormire, vediamo che succede. Non sono stanco e non ho bisogno di dormire adesso. Va bene. Oh, qui c'è un'anomalia. Andiamo avanti. Restiamo un po' nascosti. Potremmo anche sporgerci con Q ed E. Sembra tranquillo. Mi sa che l'ho trovato. Cosa? Caricatore. Chiavetta USB del contatto. Va bene. E ora torniamo al trafficante. Oddio. Chi c'è? Ah, sono alleati. Spero. Sì. Madonna, mi sono spaventato. Molto bello, molto bello. Sono altri stalker. Ehi, guardate questo. Inizia a suonare la chitarra. Lo uccidiamo? No, dai. Questo mangia. Dai, non è magnifico, ragazzi. Mangerei pure io. Qua c'è la barra della fame, della sete, delle radiazioni. Chissà che cavolo stanno dicendo. Va bene, andiamo. Bene, ragazzi, vi lascio qui. Divertitevi. Oh, lì c'è un carro. Fico.
Ma cosa sono questi versi? Dimenticavo di dirvi che ci sono anche dei mutanti in questo gioco. Oh mio Dio. Just Che think about it, cazzo? man. Next time it could be you in its place. Don't forget to use the bolts Ma to dai. locate anomalies, alrighty? Talk to you. Cos'era quello schifo che stava volando? Lasciamolo perdere. Ah, vedi. Parliamo con questo stalker. Krishka Winskevaskaya, vabbè. Puoi dirmi qualcosa di interessante? Niente, non so niente. Prendo un po' da, un po' di qua, un po' di là. Giusto per avere il mio pane quotidiano. Troppo raccapricciante, come te, un po' di reperti. Blah, 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 blah. Non so nient'altro. Ciao. Got anything worth having? Rieccoci qui. Hey! Il tuo contatto era morto, ma ho trovato la sua chiavetta USB. Uff, per fortuna c'era solo un morto laggiù. Sì, solo un cadavere. Allora, lavoro per te. C'è un altro tizio da trovare. Ando a trovarlo. Va bene. Bene, ragazzi, direi che questo è tutto per ora. Spero vi siano piaciuti questi primi minuti di Stalker Lost Alpha. Io andrò avanti nella serie perché il gioco è veramente fantastico, ha un'atmosfera unica. Bene, noi ci vediamo al prossimo gameplay. Questo è tutto. Ciao ragazzi.